finiamo la 13ª puntata di Motor News con la consueta prova su strada. Questa volta insieme a Lilia Marcucci abbiamo guidato la Suzuki Celerio e queste sono le nostre impressioni di guida. Insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci abbiamo guidato la Suzuki Celerio, la giapponesina del segmento A che si comporta egregiamente quando si tratta di circolare in ambito urbano, il suo vero e proprio habitat naturale. Il design della vettura non lascia spazio alla superficialità, non possiede elementi di spicco e il look è quello tipico di una vettura da città. Ma chi pensa che questo sia uno svantaggio, si ricrede subito al momento di salire a bordo e trovare facilmente tutto lo necessario per una marcia sicura, confortevole, funzionale ed efficiente da tutti i punti di vista. La Celerio che abbiamo guidato insieme a Lilia, costruita da Suzuki Motor Thailandia e le cui immagini del servizio che vedete sono state girate a Robiate in provincia di Lecco, era dotata del motore benzina da 998 cm cubi abbinato ad un cambio manuale a 5 marce. Questo abbinamento offre un grande comfort di marcia e dal momento in cui il guidatore si siede dietro il volante si apprezzano subito la buona visibilità anteriore, laterale e posteriore, la comodità e lo spazio interno. Infatti, nonostante sia piccola a prima vista, i 3600 mm di lunghezza, 1600 mm di larghezza e altezza di 1540 mm sono stati intelligentemente usati per ospitare 5 persone anche di una certa altezza, mentre il bagagliaio riserva uno spazio totale di 254 litri che aumentano fino a 726 litri con entrambi gli schienali posteriori ribaltati. La possibilità di ribaltare gli schienali parzialmente, 60-40, permette anche una grande versatilità per quanto riguarda il trasporto persone e cose. Persino l'accessibilità, sia nei posti anteriori che in quelli posteriori, è ottima, grazie al grand'angolo di apertura portiere che sfiora i 90 gradi. La vettura, che pesa soltanto 805 kg, risulta molto agile in mezzo al traffico, in parte grazie alle sospensioni tarate al punto giusto, ai cerchi da 14 pollici che rendono l'assetto generale più morbido, ma senza fastidioso rollio o beccheggio, e ad uno sterzo preciso che offre un grande raggio di sterzata e dalla frizione morbida. I 70 cavalli di potenza sono più che sufficienti per questa vettura, che non pretende essere una sportiva e non è stata pensata per quello, ma che un buon padre di famiglia troverà gradevole da usare negli spostamenti cittadini quotidiani. Il consumo è di 5,1 litri per 100 km nel ciclo urbano, 3,7 litri per 100 km in quello extraurbano e 4,3 litri per 100 km nel ciclo combinato. Dopo la nostra prova con Lilia siamo rimasti soddisfatti con una vettura ragionevole che viene offerta anche ad un prezzo di listino di 11.490 euro IVA inclusa per quanto riguarda la versione da noi guidata, ovvero la 1.0 Style. Così finiamo la 13ª puntata del 2015 di Motor News, non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento la settimana prossima sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.